il bollettino come va? Nel senso di Chiellini. Il tempo de... anche ha nevicato molto. No, ha nevicato la scorsa settimana, oggi infatti, bello. Sarebbe bello andarsi a fare anche una bella sciata. Buonasera e benvenuti a questa splendida serata di sport. Per chi si fosse collegato in questo momento, ecco un aggiornamento sulle condizioni del terreno di gioco. Gli ultimi controlli hanno confermato la praticabilità del campo. E i nostri più sentiti ringraziamenti vanno naturalmente agli addetti ai lavori, che stasera hanno fatto l'impossibile, veramente l'impossibile, per sgomberare il campo dalla neve e garantire così il regolare svolgimento della partita. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io punto sul predominio. Cruyff! Si salvano con la traversa! Punto sul predominio Cruyff! Si salvano con la Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Maradona, c'è la palla lunga in avanti. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Cerca lo spunto, decide di sfruttare la fascia. Tagliafico la mette, va di te, grande questa parata. Lancio lungo del portiere, qui può partire il contropiede. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Messi, il pallone spinge fuori di poco, sfortunati qui. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso, è stato davvero sfortunato a prendere il palo. Thiago. Messi si fa vedere per ricevere. Raccoglie il lancio lungo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Crossa il pallone, ci mette la testa. Salva la sua porta. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone.
ottimo il fraseggio. Si fa largo con grande determinazione. Fallo, nessun dubbio. Kane. Kane! Bella parata di Ter Stegen. Pallone lungo in verticale. Arriva Cristiano Ronaldo. Maradona. Cristiano Ronaldo riceve in posizione interessante. Alaba. Prova ad andare via con eleganza. Da lì può segnare. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Messi. Ecco Maradona. Maradona! Riceve un buon cambio di gioco. Pogba. Alaba. Cristiano Ronaldo. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Elegante. Ecco il filtrante per Pogba. Primo tempo che finisce qui. Che primo tempo hai visto, Luca? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Una volta andai a giocare un cavallo, ti parlo di 40 anni fa, e lui faceva l'allibratore, si chiamava Minnesota. E io gli dicevo, voglio giocare in Minnesota. E lui mi rispose, è più facile che tu alleni in Serie A che vinca questo cavallo. Vinse il cavallo e io sono arrivato alla in Serie A. Tra cavalli e giocatori ci sono analogie? Molte, infatti Benatia l'ho mandata al Prato. Perché i cavalli, dopo un po' che vincano, si mandano al Prato a riposare. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Thiago, Cristiano Ronaldo. Kimmich allarga il gioco sulle fasce. Cross sul secondo palo. Kane e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Palla filtrante per Messi. La gioca a sinistra. Occasione. Preferisce il retropassaggio. Attenzione al tiro. E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Senza che gioco con la verticalizzazione. Palla filtrata per Messi. Messi! Portfolio, set it against the back of play.
lancia il pallone in avanti, Cristiano Ronaldo. Marcature strette, a quanto pare, le individualità forti ne risentiranno. Fabio, non potevano più rischiare che arrivassero al cross così facilmente. Scatta verso il pallone. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Thiago può tentare la conclusione. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Quanto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso da questo. Non ci resta più molto tempo.